Naked Aggression. Questo è il product concept della nuova GSX-S1000 e devo dire che avendocela adesso finalmente tra le mani lo capisco pienamente. Beh, The Beauty fa riferimento indubbiamente al suo design, davvero molto molto bello, con delle linee che sono moderne, aggressive, che sono molto tese, taglienti e direi protese in avanti, quindi proprio protese ad aggredire da qua l'aggression, ad aggredire le curve, ad aggredire l'asfalto. Ma vediamola velocemente nel dettaglio. Si presenta con il monoposto, molto bello ed efficace per la posizione di guida. In questa colorazione blu, MotoGP ha i cerchi che riprendono appunto il blu del serbatoio, che sono in alluminio presso fuso e su cui sono montate degli pneumatici della Dunlop che sono stati specificatamente studiati per questo modello. Bellissimo il forcellone a banana, anch'egli in alluminio, così come il doppio trave del telaio. Sono di grande impatto visivo ed estetico poi queste finiture che riprendono il carbonio forgiato che troviamo su questa parte laterale, così come sulla parte che va ad abbracciare il radiatore e sulla parte frontale. Parte frontale che è davvero molto molto aggressiva, con il faro che è a sviluppo verticale, chiaramente full LED, e soprattutto anche con questo dettaglio delle winglet, ossia delle alette aerodinamiche che derivano dalla tecnologia MotoGP, di cui Suzuki, lo ricordiamo, è campione del mondo in carica. Passando poi alla strumentazione, e quindi accendiamo il quadro, magari vediamo proprio anche il disegno che si genera quando viene acceso, disegna la S, viene fuori il logo e poi la strumentazione a contrasto, un LCD molto bello, molto di design. Quello che poi devo dire mi ha colpito particolarmente è la posizione di guida. Si nota subito che il manubrio è stato spostato leggermente in avanti verso il pilota e salendo a bordo si sente che l'incavo del serbatoio è stato particolarmente rastremato. Il serbatoio di fatto ha uno sviluppo abbastanza in altezza, quindi consente una posizione di guida direi quasi stile motard, che dà un grandissimo feeling, un grandissimo senso di controllo del mezzo. Nonostante questo devo dire rilevante la capacità del serbatoio, sono ben 19 litri che consentono quindi diciamo delle galoppate davvero molto molto lunghe. Direi che con questo ho fatto una panoramica brevissima, ma vi lascio con quello che so che tutti volete sentire, ossia la voce della nuova GSX-S1000. A presto!